Mi allaccio al pre-gara. Avevamo detto di dover essere molto presenti e attenti su tre fronti. Il primo era tecnico e noi tecnicamente siamo stati bravi, discreti, insomma, non è abbastanza, ma bene, nel senso che abbiamo mosso il pallone, abbiamo cercato il coinvolgimento di tutti, abbiamo non attaccato i giocatori ma le situazioni. E siamo stati ordinati nel cercare di aprire il campo. Qualche sbavatura la facciamo, assolutamente, però ci siamo stati. Siamo stati anche in difesa presenti, davanti, a negare, a toccare, ed eravamo, ci muovevamo con la palla, tecnicamente corretti, sia nelle cose da fare che nelle cose da seguire come piano. Il secondo aspetto della pre-gara era quello fisico-atletico, perché questa è una squadra molto atletica e abbiamo fatto bene. Beh, dico bene perché quello che un po' ci manca, ci manca. Invece siamo stati verticali, siamo stati presenti nell'accoppiamento, siamo stati migliori nel tenere l'uno contro uno. Nel movimento di tutta la squadra nelle fasi difensive abbiamo lavorato bene a rimbalzo. Pardon su tutti, ma tutti in generale. Quindi cercando anche di concedere qualche rimbalzo in meno, il fatto di averne presi 45 per noi è un dato sicuramente importante. Il terzo aspetto era quello, l'ho chiamato emotivo perché lì per lì mi veniva quello, ma nel senso cercare di fare un'altra partita, di dare consecutività a quella precedente, di dare con le facce, con la presenza, col ritmo che avevamo tenuto anche durante la settimana, quindi anche il desiderio proprio di riuscire a superare e fare meglio. Su questi, siamo stati presenti in tutti e tre gli aspetti e questo ci ha permesso a tutti quanti, noi e i 3.696, di fare una partita in cui, insomma, che sentivamo tutti. E questo secondo me è importante perché sentire queste cose ti aiuta anche ad avere una presenza di squadra. Quindi penso che mi collego a questi tre aspetti perché sono i tre che avevamo detto in pre-gara e sono stati ben lavorati dalla squadra stasera perché sono partite molto toste.